Hai iniziato a vendere su eBay, ma non sai bene quali e quanti contributi dovrai andare a pagare. Ti dico tutto tra poco. Ciao, sono Riccardo Lievi, sono un dottore commercialista, uno dei titolari dello studio Lievi che ogni giorno aiuta dal punto di vista contabile e fiscale chi vende su eBay. Oggi volevo parlarti di contributi, nello specifico devi sapere che ovviamente se vendi su eBay, oltre ad aprire la partita IVA o comunque a costituire una società, dovrai pagare le imposte e anche i contributi. E quindi volevo concentrare l'attenzione sui contributi, quindi dirti esattamente quanti sono i contributi che dovrai andare a pagare e anche quando dovrai pagarli. Cominciamo col dire che se vendi su eBay, allora dovrai iscriverti alla gestione commercianti tenuta dall'INPS. Questa gestione commercianti ha una percentuale da applicare al reddito per appunto calcolare i contributi che devi versare. Andiamo a vedere qual è questa percentuale. Devi sapere che ci sono due percentuali. Una percentuale fino a un reddito di circa 47.000 euro che è del 24,09% e una seconda percentuale del 25,09% per il reddito che va appunto da 47.000 a 78.000 euro circa. Oltre i 78.000 euro non paghi più contributi. Devi però sapere che c'è comunque, e dico purtroppo, un contributo da versare comunque minimo, quindi su un reddito teorico di circa 15.000 euro. Quindi questo cosa vuol dire? Che anche se hai un reddito inferiore a questo importo, quindi per esempio hai un reddito di 7, 8, 10.000 euro, in realtà devi versare i contributi su questo reddito minimo che è di circa 15.000 euro. Quindi bisogna calcolare la percentuale che ti dicevo prima del 24,09% su questi 15.000 euro di reddito. Quindi questo contributo minimo che devi versare in ogni caso, anche se è un reddito praticamente a zero, è di circa 3.800 euro. Quindi nello specifico, se poi non hai svolto l'attività in tutto l'anno, quindi se hai per esempio aperto la partita IVA quest'anno, l'importo che dovrai pagare sarà su base mensile e è di circa 320 euro al mese. Tieni però presente che hai la possibilità, se hai aderito al regime forfettario, di andare a ridurre questo importo da pagare minimo del 35%. Quindi nella sostanza, anziché circa 320 euro al mese, puoi scendere a poco più di 200 euro al mese. Quindi stiamo parlando di circa 2.400 euro all'anno comunque da versare. Questo se hai aderito al regime forfettario e soprattutto, attenzione, se hai presentato una domanda di richiesta di riduzione dei contributi, perché comunque non scatta in automatico questa riduzione e soprattutto potresti anche tu non volere questa riduzione, perché comunque stiamo parlando di contributi e non di imposte, quindi può darsi che una persona voglia invece versarli nella sua totalità. In ogni caso, se invece propendi per andare a ridurre questi contributi da versare, ti devo dire che entro il 28 febbraio di ogni anno c'è da presentare una domanda all'INPS appunto di richiesta di riduzione dei contributi. Se invece apri la partita IVA, o meglio hai aperto la partita IVA quest'anno, devi presentare la domanda, diciamo, il più in fretta possibile per appunto chiedere questa riduzione. Ma quando si versano i contributi? Devi sapere che ci sono quattro appuntamenti durante l'anno in cui vai a versare questi contributi minimi, quindi i circa 320 euro che ti dicevo prima o poco più di 200 euro se hai chiesto la riduzione, e quindi sono da versare in quattro rate diverse che cadono a metà maggio, a metà agosto, a metà novembre e a metà febbraio dell'anno seguente. Poi se hai un reddito invece superiore al minimale, quindi se il tuo reddito supera i 15.000 euro circa, allora dovrai versare
i contributi eccedenti questo minimale del 24,09% o 25,09% appunto se il tuo reddito è sotto i 47.000 o sopra questi 47.000. Questi contributi aggiuntivi vengono versati in due rate legate alle imposte che invece andrai a pagare sul tuo reddito. Bene, questo è quello che volevo dirti in merito al conteggio dei contributi che devi pagare nel momento in cui vendi su eBay. In ogni caso, se hai qualche domanda da farmi, se qualcosa non ti è chiaro, ti invito a inserirla nei commenti sotto a questo video. Se invece hai bisogno di una sessione di assistenza personalizzata con me o con mio fratello Massimiliano su aspetti contabili, fiscali e contributivi di chi vende su eBay, allora trovi il link nella descrizione sotto a questo video per poterla prenotare. Con oggi è veramente tutto, ti do appuntamento al prossimo video su eBay. Ciao, alla prossima!